Consumate alla prefazione del giorno, apprendiamo nuove e pericolose scienze. Alla TV danno notiziari terribili, barconi affondati, nuove leggi già corrose, vecchie figure che ritornano dall'inferno. Era un pomeriggio di luglio appoggiato corpo a corpo con il pensiero della morte. Stavo seduto al limite del mondo, ma che possa morire sconfitto dalla bellezza. È di cenere questo infausto avvolgersi. Capita. È la natura delle cose. Queste si dissolvono e riappaiono continuamente in modi a noi sconosciuti. Parlano per figure arcaiche, spirituali. Lasciano lividi, compongono case in terreni non edificabili. Diventano umani. È di cenere questo nostro lavorare, imprecare, incespicare in parole che non sappiamo pronunciare. Ci trattiene dal dichiararci impavidi, sani, agili, come il passo feroce dei ghepardi verso la preda. È di cenere questa scia di paese che si infuria e diventa tattile, o quasi. È la fessura delle esitazioni, la violenza dei paesaggi che non potevo percorrere. È quel modo ossessivo di ripetersi nelle guerre, nelle difese, nella resistenza.